Comunque, salve a tutti. Non mi presento perché tanto il nome è quello del canale ed è scritto anche lassù, quindi è inutile che parli. Perché Warcraft 3? Warcraft 3 mi ha segnato l'infanzia. Da piccolissimo già giocavo Warcraft 2 e dopo 2 anni, dopo aver giocato Warcraft 3, mi sono innamorato della serie. Ho letto molti libri, ho letto i fumetti, ho letto i manga, ho letto lo speciale, ho il gioco da tavolo, anche se non ci gioco, ma dettagli. Ed è un mondo fantastico, letteralmente, non nel senso che è fatto di elementi di fantasia, quindi è fantastico. No, è proprio fantastico. È stupendo. Ha un sacco di elementi che caratterizzano i giochi di ruolo. E anche solo questa schermata fa capire i dettagli che può avere un gioco anche del 2000, 2000-2002. Iniziamo. Vi dico solo, è crashato tantissime volte. Già da prima, per colpa dell'introduzione, ad esempio. Spero non crashi ancora. Vediamo. Mi dispiace dover tenere quello lì sotto, perché mi dà un fastidio di quelli incredibili. Però devo, perché sennò non riesco a capire quando sto registrando e quando no. Iniziamo. Thrall, il capo dell'Orda, ha avuto una visione in sogno in cui fiamme verdi cadevano dal cielo mentre il suo esercito e quello umano combattevano. Vediamo cosa succederà. Che razza di incubo era mai quello? Non era un incubo, giovane capo, ma una visione. Seguimi e ti rivelerò il tuo futuro. Non so cosa stia accadendo, ma non mi tirerò indietro. Piccolo taglio per controllare che la registrazione abbia avuto un risultato eccellente, non è venuta benissimo come speravo, ma purtroppo sono i mezzi che ho, non ho robe professionali perché si fa il possibile, ma cercherò comunque di portarvi un filo di qualità anche nonostante i miei mezzi. Tra l'altro, per chi se lo stesse chiedendo, sì, anche il mio stile del parlato è simile a quello di Sabaku. Per prima cosa, seleziona Thrall col pulsante sinistro del mouse nella finestra principale. Grazie. E sì, seguo Sabaku. E se vedrete che parlo un po' come lui, è perché lo stimo, lo ammiro. Amo quello che ha fatto con Dark Souls. E anche altri giochi, ovviamente. Sto seguendo le sue serie, a parte quelli di Dark Souls 2, perché Dark Souls 2 voglio giocarmelo prima. E non ho ancora giocato, quindi ciccia. E vediamo di iniziare. Eccellente. Sembri già in grado di cavartela da solo. Tuttavia, prima devi imparare come impartire gli ordini a Thrall. Ordina a Thrall di prendere il sentiero che porta al vicino stendardo. Clicca su Muovi nell'angolo in basso a destra dello schermo, quindi sullo stendardo. Dice clicca su Muovi, però poi ecco parte subito il suggerimento usando il pulsante destro. Ed è quello che faremo, non è che lo voglio fare sempre qui, poi qui. Direttamente così. Dabu. Ben fatto. Ma l'accampamento degli orchi è ancora lontano. Per raggiungere il prossimo stendardo, fai scorrere lo schermo verso nord, spostando il mouse verso la parte superiore. Come ogni gioco di ruolo. Sì. Esse, di ruolo. Ogni gioco strategico. Molto bene. La strada verso il prossimo stendardo porta a una zona non ancora esplorata. Perfetto. Dice quindi questa zona qui. Vabbè, chiaramente
chi ha giocato a giochi di ruolo o anche altri giochi sa benissimo che questa zona inesplorata viene esplorata semplicemente quando un personaggio o un'unità passa in quella Guarda zona. come l'area nera si riduce mentre Tral la attraversa. In questo modo stai esplorando una zona nuova. Perfetto. Seleziona Tral e ordinagli di recarsi allo stendardo nel centro del campo. Questo qua. Dopo. Ok. Sarà un po' lenta questa serie, però è quello che è Warcraft alla fine. Loktar, miei guerrieri, ai tuoi ordini, capo. Per far spostare Tral assieme alle truppe, prima devi selezionarli. Veramente nervioso. Da notare poi un piccolo bug della mano, che non si sa come a volte lampeggia di giallo. Dettagli che Gli possono spiriti sono Ora che essere le sue trascurati truppe sono tutte benissimo. selezionate, ordina loro di recarsi al prossimo stendardo. Perfetto. Avanziamo. Appena finito il tutorial verrà In tutto guardia! più in fretta. Percepisco un ognol davanti a noi. Ordina all'esercito di Tral di attaccare questa folle creatura. Seleziona tutte le truppe e clicca su Attacca, quindi sull'ognol. Come qua sempre dice, utilizza il pulsante attacca che è la spada. Però poi dice clicca col pulsante destro. Ma di direttamente col pulsante destro e fai prima. Per Doomhammer! Ale. Era solo un esploratore, ma il suo accampamento è proprio qui davanti. Ordina alle tue truppe di assaltare la postazione nemica. Selezionale tutte e clicca su Attacca. Quindi, su un punto qualunque in mezzo all'accampamento degli Ignol. Questa cosa invece bisogna farla. Attacca OA sulla tastiera e cliccare in un punto qualunque, in modo che le unità Dabu. vadino direttamente ad attaccare e attaccheranno l'unità più vicina o quella che le aggra di più. Danno la priorità alle unità, anche se a volte dovrebbe essere il contrario, dovrebbe attaccare prima gli edifici, poi le unità, però è così, intelligenza artificiale, non possiamo farci niente. Purtroppo è così. Ale. Ottimo lavoro. Come avrai notato, Tral ha guadagnato un livello grazie all'esperienza acquisita in battaglia. Questa è una caratteristica unica degli eroi. Sfruttandola, col tempo possono divenire incredibilmente potenti. L'eroe guadagna un punto abilità, che può essere utilizzato per acquisire nuove abilità o migliorare quelle già apprese. Per utilizzare i punti abilità di Tral, selezionalo e clicca sul pulsante abilità dell'eroe, nell'angolo in basso a Sullo destra. schermo sono visualizzate le abilità che è possibile apprendere. Per acquisire Fulmine, clicca sul suo pulsante in basso a destra sullo schermo. Perfetto. È anche gioco di ruolo, quindi. Infatti ci sono anche delle mappe speciali che rendono il gioco leggermente diverso. Lo Nessuno rendono più simile sopravviverà. tipo a Dota o League of Legends. Vi sto citando alcuni. Per evitare di solverare i polveroni e Lok-Narosh! così via. Ci sono altre mappe che sono proprio gioco di ruolo sopravvivenza. Alcune che hanno anche i temi sugli zombie, la sopravvivenza all'orda Per zombie. Doomhammer! Bellissimo. Questo è uno dei giochi più aperti a livello di programmazione e tutto, che lo rende veramente meraviglioso. Se vi chiedete perché sto distruggendo gli edifici, è per il semplice motivo che potrebbero nascondere dei segreti. Segreti che io non ricordo, per esempio. l'onore! So che alcuni edifici li hanno, ma è una memoria talmente vaga che non me lo ricorderei sicuro quali l'onore! edifici di preciso. Già adesso potrei mostrarvi un easter egg, ma ho bisogno di visuale potenziata più 2 per non perdere troppo Sì. tempo. Capo, abbiamo trovato un gruppo di razziatori Murloc nel fiume qui vicino. I Murloc sono il bersaglio ideale per mettere alla prova il tuo nuovo incantesimo. Clicca sul suo pulsante, quindi su uno dei Murloc. Perfetto. Mandiamo prima tutte le unità ad attaccare, poi facciamo una mossa così, in modo da risparmiare anche del tempo. l'onore! Ale. Me lo ricordavo leggermente diverso, però va bene, ha fatto un effetto positivo lo stesso. Una volta sconfitti, alcuni mostri abbandonano degli scrigni. Essi contengono potenti oggetti magici che possono essere raccolti solo dagli eroi come Tral. Questo scrigno in particolare conteneva una preziosa pozione del mana. Come avrai notato, essa ora occupa una posizione nell'inventario nella parte bassa centrale dello schermo. Questa pozione può essere utilizzata dall'eroe per ripristinare il proprio livello del mana, l'energia magica che permette l'utilizzo degli incantesimi, per esempio il fulmine.
Non la userò, perché tanto è inutile usarla adesso, tanto vale tenerla per dopo. Ordina alle truppe di Thrall di esplorare il fiume seguendo gli stendardi. Sì. Appena salirò di livello vi farò vedere gli easter egg. Appena salirà. Mi dispiace non poterlo fare prima, però veramente è sperduto in un angolo remoto della mappa e non si può neanche raggiungere per quanto ne sappiamo. A parte tramite la modifica della mappa, in quel caso sarebbe diverso. Non sappiamo che cosa dia quel l'oggetto nascosto in quell'area, però è sempre curioso sapere che esiste. L'ululato significa che la notte è iniziata. Cautela, guerrieri. Non permettete al tramonto di addormentarvi i sensi. È una cosa ovvia, visuale. Cambi da notte a giorno, rende il tutto leggermente più immersivo nell'universo di Warcraft, anche se sì, i giorni durano pochissimo, però lo rende più...